sento un po', ma non vengo bene. Niente, io non voglio dire niente, se non presentarmi Elisa Zati, l'autrice di queste opere che vedete alle pareti, sono sempre molto emozionato, e quindi io da tempo sono stato a trovare Elisa nello studio, abbiamo fatto un piccolo percorso insieme, sono stato a vedere altre mostre di Elisa Zati, incontrando anche il critico, non potevo dire Napoli, il critico che era Laura Monaldi, che ha presentato Elisa in numerose occasioni, ma mi fa piacere che anche stasera sia lei a presentare questa artista. Lo spazio, come vedete, questo spazio dell'Orcio è stato gestito per anni da Roberto Milani e da Antonio Leo, ci fa piacere che siano qui stasera. Niente, questo spazio nasce, come voi sapete, per aiutare gli artisti, per appoggiarli, per coccolarli anche. Ed è stato realizzato da un fotografo che ora non vedo. Perfettamente davanti a me, Aurelio Michele, che anche lui ritorna stasera, come appunto tante altre persone, quindi evidentemente c'è un affetto da parte vostra per questo spazio, ma soprattutto questa cosa deriva dal fatto che questo luogo nasce proprio in funzione dell'espressività degli artisti, non nasce per altri motivi, e questa è la cosa più importante. C'è a rappresentare il Comune di San Miniato l'assessore della cultura, Loredana Zilli, che ci fa grande piacere, si è vista arrivando il vice sindaco, che è Elisa Montanelli. Abbiamo tutta una serie di presenze che non nomino, però saluto tutti con grande affetto e do la parola a Laura. Grazie a tutti di essere qui. Per me è sempre un onore presentare Elisa, ormai da anni che lavoriamo insieme e seguo il suo lavoro. Quello che potete vedere qui è una selezione delle sue ultime opere, dell'ultima serie che prende quel titolo di Bruciare illusioni. È una fase di Elisa molto particolare, che comunque è in continuità con tutta la sua poetica artistica che porta avanti ormai da oltre 20 anni. Lei ha sempre lavorato sul tema dell'identità, ma un'identità che non è soltanto personale, ma è un riflesso verso l'universale. Infatti, la potete vedere, in realtà non è lei. All'interno di questi fatti ci sono queste presenze che partono da un sentimento profondo, intimo, di sé, per allargarsi ovviamente alla comunità che la circonda, all'universalità. Quindi le presenze che ci sono nei suoi fatti siamo tutti noi in realtà, perché ci possiamo riflettere come in uno specchio. Bruciare illusioni è in realtà un'ultima serie pittorica che si trova in un momento della vita di Elisa che come artista, come dire, sta evolvendo, sta trovando nuove emozioni, sta appunto bruciando le illusioni, togliendo e svelando quel velo di maglia che in realtà copre la nostra reale percezione del mondo, e quindi è un desiderio suo di procedere oltre. Vedete, in queste opere non c'è solo una presenza umana, ma c'è anche la presenza animale, c'è la presenza vegetale, una sorta di presenze che si operano una metamorfosi, quindi è proprio un umano che si immedesima nella natura, che entra in essa, che assapora la vita al 100% e a 360 gradi, fino a veramente operare una sorta di panismo, e questo proprio per assaporare l'universale, inoltre, procedere sempre avanti. E il fuoco appunto diventa poi un elemento anche di purificazione, non solo dell'animo, ma appunto di queste sensazioni che noi troviamo quotidianamente. Diciamo, viviamo in un mondo dove il caos, il labirinto, gli stimoli, le funzioni che ci arrivano sono sempre più simultanee, sempre più veloci. Quindi ripercepire, ristabilire, usando un termine di Elisa
presa per inventare un'altra serie pittorica, il nostro tempo interiore e la percezione appunto di quel tempo che noi perdiamo oggettivamente, perché l'umano non è fatto per vivere alla velocità con cui in realtà viaggia la società. E quindi è un momento in cui bisogna fermarsi, bisogna in qualche modo osservare, oppure coprire gli occhi, come per esempio questa bellissima opera, per cercare di percepire in maniera sinestetica a un'altra nostra vista, no? Perché questa società, per esempio, c'è il richiamo tecnologico in quest'altra opera, questa società che è filtrata da queste immagini che in realtà sono fasulle, cioè fake, no? Le immagini che si possono sovrapporre grazie al digitale. Allora perché non utilizzare gli altri sensi per poter assaporare il mondo? Il tatto, per esempio. Quello che Lisa prova nel dipingere la natura è proprio quello di sentire anche la natura, quella pungente, quella ruvida, quella che in qualche modo diventa tangibile, no? E percepibile, veramente contatto. Anche il dolore del posto, se ci vogliamo, si può veramente percepire qualsiasi cosa se ci avviciniamo e ci concentriamo attentamente. Il fuoco quindi purifica, ristabilisce questo legame universale che lei sente, no? Perché vuole in qualche modo ristabilire l'armonia del tutto. Ed ecco che queste presenze sembrano vestire un alzando, le vedete in posizioni completamente diverse, quindi diventa veramente una danza, un dinamismo, un essere nella vita e nel tutto, e questo è appunto, ribadire questo bellissimo titolo che lei ha dato, no? Del bruciare illusioni per andare oltre, per andare oltre e scoprire quell'armonia. Per esempio, il focus sui piedi, i piedi sono sempre ancorati alla terra, sembrano quasi uscire dalla natura, e il rapporto con la natura è fondamentale, veramente. Quindi ringrazio sempre Lisa per queste bellissime emozioni citate, questo anche studio del colore, da colore espressivo, emotivo, è uno studio particolarissimo, perché è anche uno studio poetico. Vorrei ricordare che Lisa è anche una professa, ha pubblicato un bellissimo libro di poesia, di stampa, e quindi anche attraverso le sue opere la parola poetica viene fuori, e viene fuori veramente con forza ed energia, come sono, come energia e i colori vibranti che lei utilizza. Io mi fermerei qui perché potrei parlare veramente ore di Elisa, però lascerei la parola a lei per approfondire un attimo, per entrare più nel vivo di questo bruciare delle illusioni. Sì, anche se è stata molto, come dire, grazie per questa puntualità. Sicuramente, ecco, la mia pittura vuole, come dire, rivendicare un po' l'identità umana. Quindi prestare sicuramente attenzione a quello che noi siamo come esseri, no? Come individui, e che compariamo in questa esistenza attraverso la nostra fisicità. Quindi la corporeità è molto importante, per questo io insisto molto su questo corpo che spesso si copre, si svela, quindi questo rapporto con la nudità è un rapporto, come dire, con lo svelare una parte di noi che è quella più naturale, no? Quella più pura. Oppure il coprirsi, quindi il vestiario come qualcosa che ci può proteggere, no? Da non mostrarsi direttamente. E quindi queste riflessioni che io faccio e riesco, come dire, a meditarle proprio attraverso il processo pittorico, per me diventa un modo per capire meglio quella che è, insomma, l'esistenza di vita. E di conseguenza la natura diventa quell'amplificatore, no? Quell'amplificatore che non è uno spazio ricercato in maniera naturalistica, non ha una spazialità, come si può dire, prospettica, ma che è proprio un paesaggio interiore in cui io lavoro per associazione di immagini partendo da un'esperienza, una sensazione, oppure da qualcosa che io osservo davvero, e che iniziando poi a metterlo nella tela parte tutto un innesco di un processo che va a costruirsi per associazione di immagini. E quindi nel seguire questo sentimento poi la tela si compone giorno per giorno. Io non progetto mai un'opera prima, cioè per me il disegno e la pittura coesistono insieme, tant'è che nelle mie opere vedete rispettato sia l'uno che l'altro, cioè voglio lasciare visibili tutti i passaggi proprio come una scrittura, no? Tutta la cifra e il costruirsi
della fase pittorica dal tessuto grezzo a via via stratificarsi della cultura sempre più materica, si veda, cioè in tutto il processo è così, si veda nel vissuto, perché è così, alla fine ogni pezzo ha portato in sé un tempo, una storia, un periodo, no? Un diario intimo che passa sicuramente da esperienze per forza personali, ma che io mi ritrovo negli altri, no? Quindi per me c'è appunto questo senso anche di universalità, io sono soltanto qui un filtro, un pretesto per raccontare attraverso quello che mi succede la mia vita. In queste opere che, come diceva appunto Laura, hanno molto che si dovrebbe parlare delle opere, quindi non è... Per esempio si potrebbe accendere una voce, qualche elemento che ha appena tratteggiato, mentre altri elementi, come quelli scrittori, sono vinti nel dettaglio, no? Che questa esigenza di mettere qualcosa in maniera più piano e percepire una sensazione, un ricordo, un'emozione in maniera quasi evanescente. Anche questo fa parte appunto di questa percezione, di tenere su un doppio binario, però parallelo, il disegno, la parola, il pensiero, questo diario intimo, a me piace chiamarlo così, in cui lei racconta, perché sono opere che non parlano fondamentalmente, e tra lo spettatore e l'opera si può veramente instaurare un dialogo. Veramente mettere anche le presenze un po' più evanescenti, quasi spettrali, in realtà potrebbero ricordare appunto un corpo, un sogno, quelle percezioni che magari perdiamo nel corso appunto del tempo stesso, no? Quindi possiamo tornare a una fine, a un'origine, a un'armonia. C'è una storia dietro ognuna di queste opere, non sono delle semplici rappresentazioni pittoriche, c'è qualcos'altro dietro, forse c'è un'inquietudine, c'è tutta una serie di situazioni che appunto creano questo momento di sospensione di racconto. Quindi, l'attesa è un'evoluzione successiva. L'attesa è successiva. Il primo sentimento, la prima emozione che dà è aspettare qualcosa, come se non ci venisse un altro. Lasciare le emozioni come il primo step, perché è quello che volevo, quindi sapere il momento dell'attesa, la calma prima della tempesta, tanto per dirla quasi la guarderò a mente, no? Per vedere cosa c'è dopo, e quindi è proprio un momento di stasi troppo dinamica, quindi utilizziamo questo stimolo per il dopo. E quindi sono sospese, no, nel tempo queste opere, ci danno, come dire, quella suspense per aspettare il dopo. Cosa sarà dopo? Vediamo. Sicuramente ecco anche gli elementi, il fatto del utilizzare questo fuoco come simbolo, no? Per purificare, per purificare, eliminare il superfluo, ma allo stesso tempo anche la vivibilità del colore, no? Questo colore che nei momenti scola, che va via, quindi utilizzare proprio, come dire, gli elementi nel vivo proprio anche della pittura, come un processo alchemico proprio di reazione, no? Quindi sicuramente questa è una cosa che in me ha risvegliato anche questo processo, come dicevo prima anche a Roberto, qui io mi sto divertendo molto, nel senso che questa libertà di associare le immagini, per come le sento, comunque andare a cercare di identificarle in quel sentimento, cioè mi crea una relazione che veramente mi ha così dei mondi, insomma, un viaggio che spero possa essere, quindi che appunto.
Roberto, ecco. La parola a te. Roberto Milani, grande dell'arte italiana. Mi onore di questo, di questa opportunità. Velocissimamente devo fare i complimenti a te per la scelta e a Elisa per il suo gesto espressivo e complimenti per la sua esposizione. Una cosa che mi piace sottolineare sull'opera attuale di Elisa, la conosco da più di 15 anni, forse vedo. Quindi insomma ho visto un processo evolutivo non indifferente, una crescita esponenziale e devo dire già dalla macchina per quanto abbiamo una donna matura. Un artista matura, che non ha più timori, non ha più paure, tutti quei suoi momenti, diciamo, fragili, li sta bruciando, li sta alienando, e sta venendo fuori quella Elisa che tutti aspettavamo, mantenendo poi il senso di attesa, quindi cosa ci sarà dopo. Una cosa che però mi piace sottolineare, questo lo dissi veramente tantissimi anni fa, oggi c'è una latenza, c'è una mancanza di pittura colta. Quella di Elisa è una pittura severamente colta. Si vede che è una donna che ha studiato, si vede che è un'artista preparata, si vede che è un'artista che non ha paura dei confronti. Se noi prendiamo ad esempio questo dipinto, qua potremmo fare citazione e non finire. Lei ha tinto a destra, a sinistra, dal galbone della storia dell'arte fino al grafitismo contemporaneo, dalla pop art per arrivare poi a quello che è, se vogliamo, il momento impercettibile di un dipinto. C'è tutto e allo stesso tempo c'è una sola cosa, la personalità di Elisa che viene se vuole. I riferimenti sono innanzitutto la sua figura. Rembrandt è stato il più grande artista che ha fatto il più alto numero di autoritratti. Questo è tutto Elisa, più avanti. Cindy Sherman, fotografa stimata e apprezzata di tutto il mondo, usa come unico soggetto, magari dei travestimenti, la sua femminilità, il suo corpo, il suo essere. Ed Elisa, ovviamente, in maniera del tutto personale, fa questo. Quella figura azzurra mi ricorda Renato Manco, una citazione corta di quello che è un artista, tra virgolette, un po' in ombra, offuscato di quello che era la grande epopea della pop art italiana. Ma poi, devo dire, questo gioco dove c'è il disegno, che si va con la pittura, c'è questo colore volutamente liquido che si va a contrapporre con questi grumi materici che danno questa rotondità e che ricordano ancora una volta Renato. Non lo so se Rembrandt è un artista che è percepibile, viene fuori. Addirittura la messa in gioco, guardate queste figure. Ora, io non voglio scomodare i grandi del passato, però è un che di angeli, non a caso ha fatto queste ali che di fatto emergono da quel fuoco che ci chiedono. C'è una citazione coltissima alla fotografia. Fra qualche giorno si inaugurerà a Palazzo Strozzi a Firenze una mostra di Kiefer. E lì c'è Kiefer, cioè è un artista che ha rubato tanto con gli occhi, ma in maniera elegante, in maniera intelligente. Ruba, attinge, prende, fa suo, mescola con un grande barba e viene fuori un cocktail speciale. Straordinario. Bravo, Elisa. Elisa, vice Schipper, ma faccio una fuga, nonostante la giornata è riuscita a farmi venire dalla campagna, un po' parlante tanto la campagna, ma non potevo mancare per Elisa. Dicevo Elisa Montanelli, il nostro vice Schipper, che ha detto ciao, che niente, non la sollecitiamo a parlare perché è appena arrivata, però volevo far capire a tutti quanto questa mostra sia importante anche nell'ambito della diciamo femminilità, quanto l'identità femminile venga fuori da queste opere, quanto la ricerca di una espressività di donna sia dentro queste opere, al di là delle cose importanti che, hanno detto due persone hanno parlato di me, però c'è anche una presenza molto forte di un'artista donna e questa cosa secondo
deve essere sottolineata ed è percepibile anche all'interno dell'opera, la scelta del colore, il rapporto con la corporeità delle forme, secondo me, sono molto, hanno una femminilità di fondo che secondo me va sottolineata e diventa importante. Elisa vuole dire qualcosa? No, io ringrazio Elisa per averci donato i suoi quadri da esporre qui e insomma, Andrea perché in questi anni ha fatto un grande lavoro anche con la pittura femminile che spesso resta sempre un po' più nascosta e quindi insomma, fa piacere che ci sia un'altra mostra di una giovane ragazza. No, giovane, ma non ho detto l'esterno. Vabbè, io ho conosciuto in Italia. Giovane, quindi è ancora più apprezzabile perché insomma, se è già a questi livelli, vuol dire che comunque ha ancora una lunga carriera davanti. Laura lavora moltissimo, sono anche tu da femminile. Io non so se tu l'hai vista la mostra che hanno fatto a Casalduini, queste tre donne, cioè Elisa Zani, Federica Borrelli e Sara Lavari, che sono tre artiste di varie parti della Toscana, che hanno fatto un lavoro straordinario in questo spazio che è 500 metri quadrati. È uno spazio bellissimo, secondo me, molto fuori, completamente fuori dai tracciati comuni, subito di là dal Santa Rosa. Era uno spazio dove loro hanno potuto esporre un numero altissimo di opere, cioè erano tre grandi personaggi, neanche piccoli. E quindi, quando io sono andato al finissaggio di questa mostra, in cui presentavo il catalogo, Laura ha parlato opera per opera, è stato quanto un viaggio. Tutti questi 500 metri quadrati attraverso le opere e una per una sono state non soltanto commentate, proprio sono state vivisezionate quasi. Faceva parte del progetto, la mostra si intitolava proprio Vis-à-vis ed era l'idea di mettere faccia a faccia tre artiste che secondo me avevano dei comuni denominatori, una opportunità a livello poetico eccezionale, ma loro non erano molto convinte all'inizio, l'hanno sempre detto, cioè l'inaugurazione. Il linguaggio stesso diverso, c'è la fotografia, l'installazione con carta, legatissime. Mi piaceva mescolare la pittura, l'installazione, finita la mia con le installazioni su fotografia, su organza, Sara invece lavora la carta, sia con opera a parete che con le installazioni a terra o aeree. E quindi andare a indagare attraverso varie tecniche artistiche questo tema del vis-à-vis, essere l'una di fronte all'altra, però vedere anche il terzo, quindi io, il tu e l'altro. E questo tema dell'identità, appunto. E in realtà tutta la mostra era un dialogo opera-opera, e quindi c'erano dei richiami vicendevoli l'una con l'altra. Quindi è stato bello creare appunto questo dialogo dove loro si sono confrontate. E probabilmente sono anche cresciute perché abbiamo fatto un evento con una conversazione con tutte e tre dove sono venuti fuori delle ma anch'io l'ho proprio fatto, ma anch'io l'ho pensato, ma anch'io ho un'attenzione lì. E quindi si è creata questa rete collaborativa interessante tra proprio la finalità del progetto, no? Poi tutte e tre le artiste si notava appunto questo aprirsi, questo porsi, questo scoprirsi, che è secondo me, cioè questa sorta di autocoscienza che è molto femminile, molto, molto, gli uomini sono più destini a farsi conoscere. In questo caso, appunto, come vedete anche qui, questa donna si è mostrata da tutte le parti, in ogni modo, e questa è la sua grandezza e anche la grandezza appunto delle arti. Quindi proprio il rapporto che avevano l'uno con l'altra era soprattutto questo aprirsi, farsi vedere, questo scoprirsi, questa è una cosa secondo me molto, molto importante, molto singolare. No,
hai detto quello che volevo sottolineare, cioè nel senso che alla fine abbiamo scoperto grazie a questa mostra che con una punta la propria immagine, la propria introspezione, ma un processo che entrambe le cose non sono assolutamente slegate, ma anzi una sostiene l'altra. E forse è anche, come diceva Andrea, una peculiarità con tutto per dire, avere delle bandiere diverse, diciamo siamo mostrarsi, ma con delle bandiere in maniera forse diversa, sì. Invece in questo senso qua, se uno decide di affrontare questa cosa lì, forse è un coraggio diverso, soprattutto anche un'idea coraggiosa, questa la storia, non lo so, sicuramente ci saranno delle tracce. Motivazioni. Questo sul cielo poi. Però sì, cercheremo di giustificare perché. Ancora questione, non altrimenti guardatevi la mostra e guardatela come fratello. Le domande da ignorate. Alcuni soldi ci hanno, quindi, per le città di scrittura come piacciono. La domanda è, come mai che c'è solo un uomo dietro, cioè questo rapporto uomo-donna? Sì. In questo caso è una presenza sincera, cioè una presenza non chiara, non rivela l'identità, quindi sta portando di spalle, quindi c'è una presenza, però una presenza se vogliamo sinistra, comunque c'è ma non si vede, non è presente. Quindi sicuramente queste identità che a volte diventano delle sagome colorate, a volte rimangono la testa, a volte sono nascoste, rappresentano un po' questa identità che non si svela, comunque è presente ma non in maniera così chiara, trasparente. E la scelta delle due tele? La scelta delle due tele in verità in queste opere qui è una questione di praticità. Sì. È un esperimento, perché io avevo lavorato anche con dei formati che si componevano, quindi creando in sezione aurea delle misure ben precise e componendo delle opere. Però in questo caso qui, siccome poi l'opera si è conclusa con Crozieri, non ho incluso diciamo questa composizione di tele. Qualcosa. No.